Una buona serata a tutti, benvenuti all'edizione serale del KTG. Cominciamo subito con i titoli del nostro giornale. L'ISIS fa strage di copti in Egitto. Dagli interni querela grillo e post dannosi, ecco le accuse del Movimento 5 Stelle. Cassimatis. Fine per lo sport. Formula 1 in Cina, Hamilton pareggia, Ferrari, Vettel è secondo, Verstappen che rimonta terzo. Sangue sulla Domenica delle Palme in due chiese, 47 morti, dichiarati 3 mesi di stato d'emergenza in Egitto, poliziotto eroe firma il kamikaze nella cattedrale San Marco. Il califfo vuole rafforzare le cellule, la chiesa di San Giorgio piange le vittime del kamikaze. Donald Trump vuole stringere il cerchio attorno alla Corea del Nord per fermare lo sviluppo dei programmi balistici e nucleari da parte di Pyongyang e lo fa inviando nell'Alto Pacifico a ridosso della penisola coreana il Carrier Strike Group 1, una grande portaerei. G7 a Lucca, Italia cerca mediazione tra USA e Russia in Siria, atteso anche Rex Tillerson, sconfiggere l'ISIS e allontanare Bashar al-Assad dal potere in Siria, dopo i 59 missili da crociera Tomahawk che Donald Trump ha deciso di lanciare contro una base del regime di Damasco, la diplomazia è chiamata a discutere una mediazione. Una serie di atti suscettibili a pregiudicare l'immagine e l'azione politica del Movimento 5 Stelle sarebbero alla base dell'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Marika Cassimatis, vincitrice delle comunitarie a Genova e poi esclusa a motu proprio da Grillo. Continua la caccia al killer di Budrio, un'altra notte di paura, Igor il Russo, sabato ha ucciso una guardia ambientale volontaria, Valerio Verri, e ferito un agente provinciale che l'avrebbe riconosciuto, imponente spiegamento di forze per il rastrellamento intorno a Molinella, il covo dell'assassino forse in una palude. PD in cerca di audience, al via la campagna elettorale per le primarie, la convenzione ratifica i congressi locali, Renzi si sente sicuro e parla già da segretario contro il Movimento 5 Stelle e sulla legge elettorale depone l'arma del Mattarellum. Berlusconi, vegano e animalista, salva 5 agnellini dalle tavole pasquali, scegli la vita, scegli VEG. Il leader di Forza Italia ha aderito alla campagna della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, su invito della Presidente, la sua fedelissima Michela Vittoria Brambilla. Dopo il trionfo di Vettel in Australia, l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton ha vinto a Shanghai davanti alla russa del tedesco, penalizzato dall'anticipo della sosta e dalla safety car per l'incidente di Giovinazzi. Sul podio l'olandese della Red Bull Verstappen, partito 16°, Raikkonen 5°. E adesso andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore sulla nostra penisola. Già mercoledì e probabilmente fino a sabato torneremo a un tempo più asciutto e decisamente caldo per il periodo, con temperature ancora per lo più tra 20 e 25 gradi. Tra Pasqua e Pasquetta possibile una fase di tempo più incerto. Ed era questa l'ultima notizia del nostro giornale, vi invito a continuare a seguire sempre le produzioni di Media Event sulle nostre emittenti, ovviamente a segnalare le vostre curiosità tramite i social network Facebook e Twitter e a seguirci sul canale YouTube. Una buona serata al vostro direttore, Carmine D'Urso.